sono stati insieme 34 anni. La loro storia ha resistito al tempo ed è stata una delle più longeve della TV. Un legame che si poggiava su basi solide. C'era il rapporto professionale e poi quello intimo, che in alcune occasioni condividevano con il pubblico, come quando in un'intervista a Fabio Fazio, Maurizio Costanzo disse: «Maria è la persona più importante che ho incontrato nella mia vita, la persona nella mano della quale si può morire». E lei, dal canto suo, aveva replicato con sincerità: «Non so se avrò la forza di tenere la mano a Costanzo quando morirà. Troppo dolore». 23 anni di differenza non hanno impedito loro di innamorarsi, anche se al tempo del primo incontro Maurizio Costanzo era già sposato con Marta Flavi, il suo terzo matrimonio. Si conobbero nel 1989 a un convegno contro la pirateria alla Mostra del Cinema di Venezia. Da una parte c'era lei, una giovane donna, brillante, laureata con 110 lode in giurisprudenza con il sogno di diventare magistrata, che era lì perché lavorava nell'ufficio legale di una società che produceva videocassette. E dall'altro c'era il classico personaggio famoso che guardi con un po' di soggezione. Maurizio Costanzo, 51 anni, giornalista e volto della TV, con programmi di enorme successo, come Bontà Loro, Buona Domenica e naturalmente il Maurizio Costanzo Show. Costanzo doveva presenziare come moderatore a Maria De Filippi, fu affidato il compito di andarlo a prendere all'aeroporto. Colpo di fulmine? Non proprio, visto che dai racconti che conosciamo pare che lei non fosse esattamente una sua ammiratrice. Le dava fastidio, per sua stessa ammissione, il modo che aveva lui di intervistare ponendo domande scomode ai suoi ospiti. E Costanzo, dal canto suo, non iniziò subito a corteggiarla. Quando durante l'evento lei finì per sedersi vicino a lui, le chiese, senza giri di parole, di spostarsi per evitare che i paparazzi li fotografassero insieme. Ma forse, dietro le apparenti corazze, già durante quel primo incontro scattò una scintilla in entrambi. Maurizio Costanzo aveva tante qualità e un dono in particolare: riuscire a vedere il talento negli altri. Paolo Villaggio e Luciano De Crescenzo, per esempio, li ha scoperti lui. Così, passata una settimana da quel convegno, si fece dare il numero di Maria e le propose di venire a Roma per unirsi al suo staff. Lei era scettica, eppure i suoi genitori, Pina e Giovanni, a cui è sempre stata legatissima, le sconsigliarono di accettare il lavoro. Alla fine andò lo stesso al colloquio, tanto per sondare il terreno. Pensate quanto sarebbe stata diversa la sua vita e un po' anche la nostra se non ci fosse andata. Dopo aver accettato il posto come assistente, la prima impressione che si erano fatti l'uno dell'altra cambiò velocemente. Lui ne apprezzava l'intelligenza, lei ebbe modo di scoprire il suo lato più sensibile, che veniva fuori quando scriveva sceneggiature o canzoni, come l'indimenticabile Se telefonando cantata da Mina. Si innamorarono, ma Costanzo era ancora sposato e la loro relazione clandestina fu scoperta bruscamente, proprio per colpa di un telefono. Ironia della sorte. Ospite a Domenica Inn, una volta Maria ha raccontato come andarono le cose. All'epoca c'era il duplex. Io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono. Lui a casa con lei che alzò la cornetta. Quindi eravamo tutti e tre al telefono. Non fu un momento piacevole, ma di sicuro segnò un punto di svolta. Costanzo e la moglie si separarono e lui andò a Pavia per conoscere i genitori di Maria e per rassicurarli, perché le sue intenzioni erano serie. Certo, non avrebbe mai potuto sposare la figlia in chiesa come volevano loro, ma era determinato a passare con lei il resto della vita, se lei avesse voluto. E così, il 28 agosto del 1995, Maria e Maurizio si sono sposati davanti all'ex sindaco Francesco Rutelli. Una decisione maturata 2 anni prima, quando i loro nomi finirono su tutti i giornali. L'auto su cui viaggiavano a Via Fauro, infatti, per poco non era esplosa in un attentato che la mafia aveva orchestrato per punire Costanzo, sia per l'amicizia che lui aveva con Giovanni Falcone, sia per i continui messaggi contro Cosa Nostra che lanciava nelle sue trasmissioni. Nel frattempo, la nostra futura Queen Mary aveva fatto il suo esordio in televisione. Fu sempre Maurizio a credere in lei per primo, spingendola a condurre Amici su Canale 5. Non il talent show che va in onda adesso. Amici era un talk show, dove i giovani potevano parlare dei loro problemi e Maria era diversa da qualunque altra presentatrice del tempo. Era pacata, non appariscente, ascoltava, si metteva sullo stesso piano dei ragazzi. Quel suo stile, così umano, fece breccia nel cuore del pubblico e il resto è storia. La sua carriera, da quel momento, ha preso il volo. La loro unione, poi, si è rafforzata ancora di più nel 2004,
quando hanno deciso di adottare Gabriele, che al tempo aveva 10 anni. Gli anni sono volati. Una vita di coppia passata lontano dai riflettori, fatta di piccole abitudini quotidiane, come quella di cenare insieme ogni sera. E alla fine è giunto il momento tanto temuto, quello di tenersi per mano per l'ultima volta. Parlando della morte ci scherzavano su. Ogni volta che lui iniziava a parlare del suo funerale, lei lo interrompeva: «Non mi piacciono i funerali». E lui, con un sorriso, metteva fine alla discussione: «Peccato che al mio ci dovrei venire per forza».